Mi sono caduti i capelli? Hanno vinto gli haters? Salve a tutti ragazzi e bentornati a Shosha, questo o quello? Quante volte l'abbiamo fatto? Una marea, un'infinità, ma è tornato di moda soprattutto su TikTok. E indovinate oggi dove siamo noi? Vabbè, sto video lo riciclerò sui shorts e quant'altro. Mi avete sfidato in tanti, ma che fai starò? Oh, va bene, tranquillo. In tempi non sospetti ne ho fatto uno da milioni di views che trovate qui in alto. Quello sì che era veramente tosto. Primi tempi delle live lo facevamo insieme ad Ambra. A 50 mi piace, lo rifacciamo. Tanto insomma, anche quando voi vedrete questo video, perché sarò bello che in vacanza. Ma a parte che pure voi state in vacanza, ma com'è andato Ferragosto? No? Andremo a giocare a questo o quello, ma su TikTok. E poi faremo altri giochi che vanno in moda su TikTok. Allora, faccio cagare questi capelli, raga. Però è la prospettiva, sono più bello da... Poter essere invisibile, okay? O poter ascoltare i pensieri altrui. Oh, vabbè, qua è facilissimo, ragazzi. Io prendo tutta la vita a poter essere invisibile. Che lo so che c'ha pure degli svolti un po' tristi, no? Dice, sei invisibile, sparisci. Però ragazzi, ma quanto può essere bello, nel bene e nel male, attenzione, perché potete essere invisibili, ti permette di fare un po' di roba, tipo One Piece, se l'avete visto, era il sogno di Sanji. Io prenderei sempre l'invisibilità, ragazzi, ti permette di fare molte più cose. Ascoltare i pensieri altrui potrebbe essere sempre buono, mica tutti hanno un buon pensiero su di noi, quindi a volte è meglio non sapere, ok? Quindi prenderei la prima. Vediamo... 70%, vabbè, ma è normale, ragazzi, è normale. Essere mortale in un pianeta di immortali o essere immortale in un pianeta di mortali? Porca miseria. Forse prenderei essere immortale in un paese di mortali. Però, d'altra parte, io sopravvivrei a tutte le persone a me care. E questa è una cosa veramente brutta. Sarebbe un ciclo infinito e sono sicuro che mi romperei un sacco le palle. Però, d'altra parte... Non credo che vivrei bene in un mondo dove sono tutti immortali. L'importanza della vita viene meno. O forse sarei speciale? Forse direi la seconda. Però questa è veramente tosta, eh? E dico la seconda. Oh! Ah sì? 85% la prima! Mangiare solo frutta per il resto della tua vita, okay. O soltanto verdura? Frutta, ragazzi, ma frutta tutta la vita. Infatti la frutta, ragazzi. Non avere il gusto. Io se è verde non me la mangio. Lo so che è una cosa sbagliatissima. Non fate come me, però se è verde, ragazzi, non gliela faccio, non me la faccio. O non avere l'olfatto. Allora, ragazzi, io il gusto non ce l'ho avuto col Covid e è bruttissimo. Cioè, ero sovrappensiero quando non ce l'avevo e mi ero fatto il caffè. Non pensando che non ce l'avevo il gusto. Quando sono andato lì a bere il caffè non sapevo di niente. Là ho detto, maledetti, maledetti. Ci stanno pochi piaceri nella vita. Se me levi pure quello di magnà, cioè, è finita, infatti. No, oh, come? No, non capite niente, ragazzi. Però, senza il gusto, potrei dimagrire. Perché comincio a mangiare pure quello che non mi piace. Ricevere 100.000 euro immediatamente o 200.000 euro tra 2 anni? Non hai mai detto 1 milione d'euro subito o 2 milioni fra 2 anni? Ti dico 100.000 subito perché così posso utilizzarli in qualche modo. Oppure posso anche utilizzarli in una parte e magari far fruttare quei... Ma non te frutteranno mai 100.000 in 200.000 in 2 anni. A meno che non fai non punti tutto, che ne so, 100.000 euro su qualcosa che c'è un ritorno subito, tipo una scommessa, qualcosa. Però prenderei comunque 100 subito. Sposare la tua crush o diventare famoso e non trovare mai il vero amore? Oh, questa è bruttissima! Io posso parlare per quello che hai riuscito a fare la prima. Qua rispondetemi sotto nei commenti, voglio sentire la vostra. Sposare la tua crush, secondo me dovrebbe essere l'obiettivo di tutti, cioè dovrebbe essere una bella cosa. Perché diventare famoso e non trovare mai il vero amore è proprio una diretta conseguenza. Attenzione ragazzi, lo so che molti vorrebbero diventare famosi, ma essere famosi non è una cosa positiva. Ma sei ricca, ma sei famoso. No, ragazzi, scegliete sempre l'amore. Anche perché è molto probabile che le persone si avvicineranno a te solo perché sei famoso. Non è più importante chi sei, ma quello che sei. Cioè, te devi puoi pure fidare che quella persona si avvicina a te perché sei te e non perché sei famoso. Ah, questa è bruttissima, ragazzi. Per me non c'è assolutamente dubbio sulla prima. Vediamo. Infatti, però voglio sapere la vostra. Non essere in grado di provare emozioni o non essere in grado di dimostrare le proprie emozioni? Ma quello sono un maestro. Io nella seconda sono un grande maestro. Nella vita privata, ovviamente. No, comunque è meglio la 2, ragazzi, perché non provare emozioni per niente fa schifo. Poterti teletrasportare ovunque tu voglia per 24.
Ah, per 24 ore, aspetta. 4 ore o ricevere 100.000 euro. No, no, la prima. La prima. Prima. Senza dubbio, ragazzi. Ma voi mette andartene in giro per 24 ore? Ma in generale il teletrasporto sarebbe bellissimo. Voglio andare in Giappone? Voglio andare in Cina? Vado in banca, rubo tutto, e me ne vado. C'avevo molto più di 100.000 euro. Dormire senza un cuscino o senza la coperta? Senza coperta. Wow, ma io, cioè, prendo solo decisioni, diciamo, impopolari. Leggere la mente o avere la superforza? No, leggo la mente, ragazzi. E infatti... Vedere tutto sfocato o vedere tutto in bianco e nero? No, in bianco e nero. Dai, raga, sfocato essere... tosta, sbratti dopo 5 secondi. La persona più ricca del mondo o avere un superpotere a tua scelta? Cazzo, questa è tosta. Ti direi, forse vorrei il superpotere, poi dipende quale scegli, potrebbe portare pure ricchezza, no? Sono invisibile, faccio una rapina, c'ho i soldi. Avere troppi soldi non serve, raga, fidatevi di me, te lo so. Cioè, sei il più ricco e quindi... Invece vuoi mettere che sputi fuoco? Arco 2, raga, ma che davvero? No, no, non c'è paragone. Non poter fare la doccia per un mese o non poter usare internet per un mese? Raga, mi dispiace per chi ci avrò intorno, però non mi faccio la doccia per mese. Vabbè, allora dai, stavamo lì, eh. Poter bere solo latte o solo succo di frutta? Succo di frutta, perché il latte non lo bevo. Qualunque cosa tu mangi ha un sapore troppo piccante o ogni cosa ha un sapore troppo dolce? Mamma mia, ragazzi, queste sono troppo difficili. Allora, io sono sicuro che la gente sceglierà dolce, e me sa pure io, perché il piccante non lo reggo, però dolce da un po' diventi pazzo. Non trasformarti casualmente in un elefante per 10 minuti ogni giorno. Così casualmente? Oppure che i tuoi pensieri vengano trasmessi a tutti nel raggio di 10 chilometri. Questa è tostissima! I miei pensieri, raga, fidatevi che dentro sta testa non ci volete entrare, però 10 minuti al giorno... Casualmente, cioè, può essere pure che io sto qua dentro e diventro un elefante e sfondo tutto. Oppure mi trovo in una situazione in cui trasformi un elefante e potresti mettere in pericolo le persone. Ma questa è tostissima. Tutti l'elefante. Essere sempre 10 minuti in ritardo o essere sempre un'ora in anticipo? Un'ora in anticipo, 100%. Essere rinchiuso in una stanza costantemente buia per una settimana o in una stanza costantemente illuminata? Porca vacca, ragazzi, in tutti e due i casi diventi pazzo. No, però buia magari stai davvero dentro una cella con gli animali, almeno bianca la vedi. No, non lo so, non lo so. Non poter più mangiare il tuo cibo preferito o poter mangiare solo il tuo cibo preferito? Non poter mangiare il mio cibo preferito, perché almeno mangio tutto il resto. Altrimenti se mi mangio sempre la stessa cosa, non lo so, ragazzi, ti fa privare un po' di quel piacere. Non lo so. Ma questa pure è mezza infame. Trovarsi in un'apocalisse zombie o in un'invasione aliena? Invasione aliena, ma solo per il gusto, ragazzi, di vedere gli alieni. Scusa, invasione aliena mica è detto che sia per forza ostile, no? Apocalisse zombie, raga, è tosta. Apocalisse già è apocalisse. Invece invasione, dai, magari invadono gli Stati Uniti. Che ce frega, no? Possedere uno yacht lussuoso o avere una collezione di Tesla? Tesla. Avere un debito da 500.000 euro o non poter mai più usare internet? Madonna, oh, ma che cacchio, ma stai... cioè, ci vivo con sta roba, ragazzi. Anche perché se non posso utilizzare internet non posso averci il debito. Vabbè, il debito lo estingo subito. Salvare la vita di una persona o salvare la vita del tuo animale domestico? Vabbè, oh, ma chi è? Questi qui, ragazzi, stanno al next level, ma che cacchio? Se è una persona che non conosco, salvo l'animale domestico 100%, ragazzi. Anche perché per me Zoe è una figlia. Quindi, cioè, ci penso due volte. Non aver più bisogno di mangiare o non aver più bisogno di dormire? Quindi non c'è nessun riflesso sul mio fisico? È dormire, allora. 5 milioni di euro immediatamente, okay. O un centesimo che si raddoppia per 30 giorni? No, da 5 milioni subito. Live fast, die young. No, però li pio subito, ragazzi, poi ci penso. È meglio accontentarsi. 5 milioni subito. Ah no, tutti che hanno raddoppiato i 30. Beh, vabbè, ci posso stare. Morire immediatamente o essere immortale? Vabbè, ma chi è che vuole morire, scusate, ragazzi? Com'è possibile l'84% ha scelto di morire immediatamente?
No, ma avere un cane o avere un gatto? Un cane. Avere soldi infiniti o avere tempo infinito? Questa me la dovete scrivere sotto nei commenti. Io scelgo sempre il tempo. A parte che il tempo è denaro, ma il tempo non ve lo ridà nessuno e il tempo non ha prezzo. C'era un grande saggio che diceva: nessuna cifra al mondo compra un secondo del tuo tempo. Avere cibo gratis per sempre o avere una vacanza gratis ogni mese? Cibo gratis per sempre, 100% ragazzi. Dover fare sempre la doccia fredda o dover mangiare pasti freddi per sempre? Oh, doccia fredda! Ah, assolutamente. Perdere la capacità di leggere o perdere la capacità di scrivere? Di scrivere. Ah, oh, vivere nel passato o vivere nel futuro? Nel futuro, 100%. Da vivere nel passato, in teoria, a meno che non vuoi andare a scoprire, che ne so, ere lontane, vedete cose. Cioè, si abbassa tantissima la qualità della vita, si alzano tantissime possibilità di non farcela. Quindi, no, andiamo nel futuro. Parlare con gli animali o poter parlare tutte le lingue del mondo? Tutte le lingue del mondo. Senza dubbio. Rimanere bloccato in un ascensore o su una funivia? Un ascensore. Baciare il tuo migliore amico per 6.000 euro o rifiutare le offerte? 6.000 euro, ma io pure per una piotta. rifiuto l'offerta e vado avanti, ragazzi. L'88% se lo bacerebbe. Cenare con Cristiano Ronaldo o passare una notte con la propria cotta? Ci passo tutte le notti, quindi cenare con Cristiano Ronaldo e paga pure lui, cavolo. Paga pure lui. Non credo che ci divertiremo, credo che sarà una cena un po' d***a. Però, come mette? No, dai, deve essere troppo bella. Infatti, 92%, capito? Con Cristiano Ronaldo. Oh, non ce ne prende niente. Crash, resta lì. Tu resta lì. C'è sempre tempo. C'è sempre essere tempo. La persona più divertente del mondo. O essere. Ok. Essere la persona più bella del mondo. Ragazzi, per me è difficile. È tipo George Best gli chiedono: segnare a Liverpool o una notte con Miss Mondo? La simpatia. Boh, raga. Io sarei più. Allora, in realtà. Se si è belli, insomma, c'hai le porte più aperte. Quindi, raga, è inutile dirlo. Se sei bello, c'hai una vita più facile. Avere la capacità di respirare sott'acqua o avere la capacità di cadere da qualsiasi altezza senza farsi male? Raga, avere la capacità di respirare sott'acqua, cioè... Se vivi una vita normale, da che altezza devi cadere? Ma cosa? Ma perché, ragazzi? Vivere nell'universo di Harry Potter. Basta. Non c'è altra strada. Però nell'universo di Star Wars. Harry Potter. Cioè, nonostante io sia molto affascinato dallo spazio e tutto il resto, raga, non esiste. Cioè, Harry Potter è un altro mondo, livello e tutto. GTA 6 o una fidanzata? Mamma mia. GTA 6. Vediamo che... 99% uno. Proprio gioco preferito per giocarci di nuovo. Bella. O perdere la memoria del proprio film preferito per guardare. No, ragazzi. Gioco e mi rigioco The Last of Us. Parlo di nuovo. Gioco e mi rigioco The Last of Us 1. Allora, quest'altro gioco invece me l'ha suggerito Steph. Mi ha detto: guarda, ma anche c'è sta roba. Signor Cervo, signor Castoro, signor Robbe. Allora, vuoi giocare, signor Cervo? Vediamo, sì. 3 milioni e 7. Allora, se l'avete già fatto, capiamo. Tanto ci sono quelle nuove. Faccio questo che c'è un sacco di numeri. Allora, vuoi giocare, signor Cervo? Sì. Regole: non toccare mai le corna del signor Cervo, non entrare nella biblioteca, vai nel bosco solo di giorno e segui il sentiero. Non svegliare mai il signor Cervo. Il signor Cervo detesta le persone maleducate. Se il signor Cervo ti regala un libro, non aprirlo. Il carillon è pericoloso, non ascoltarlo mai. Nella tua stanza il signor Cervo ti chiama: la cena è pronta. Ignori il signor Cervo e rimani nel letto. Arrivi in cucina e vedi una manciata di foglie e corteccia sul tuo piatto. Rifiuti educatamente, ti siedi a tavola, ringrazi il signor Cervo e mangi. Non è male. Il signor Cervo odia i maleducati, quindi non hai fame? No. No, vado con la terza, ragazzi, perché secondo me il signor Cervo mi ha fatto una buona prelibatezza. Vediamo. Entusiasta, per premiarti ti dà una fetta di torta al cioccolato. Oh, vedi? Facile. Dopo cena, il signor Cervo ti ordina di andare a letto. Si chiude nella biblioteca. Vai a letto e in fondo è stata una giornata lunga.
È ancora troppo presto, decidi di uscire a fare una passeggiata nel bosco. No, ci ha detto che non dobbiamo andare nel bosco da notte. Vai in giro per la casa, vuoi esplorare No, ma va anche a letto, raga. Uno, non succede niente. Che bel gioco. Se no che avrei... Fai rumore, signor Cervo, ti sente. Entri in una stanza con un tappeto verde e ti chiudi dentro. Ah, ok, tipo il libro Games. Ah... Vabbè, buongiorno, sei sveglio. Il signor Cervo vuole andare a raccogliere funghi nel bosco per il pranzo. Allora, nel bosco del giorno ci possiamo andare. Non ne voglio uscire, dice il signor Cervo di andare da solo. Vai nel bosco e vedi una strana luce in lontananza. Ti allontani per un momento al signor Cervo. Mi potrei salvare con la C. Ah, raga, faccio la luce in lontananza, perché può darsi pure che il signor Cervo è uno un po' così e quindi ci porta nel bosco. E non mi allontano. No, non hai seguito il sentiero, sei entrato nella luce misteriosa e sei scomparso nell'ulla per sempre. Morto. Vuoi giocare, signor Procione? Giochiamo, dai. Allora, non toccare la coda del signor Procione, va bene. Non prendere ciò che ti offre il signor Procione. Non entrare nella camera, va bene. Quando sei solo, a casa, nasconditi, va bene. Stai riordinando camera tua. Impossibile. Improvvisamente il signor Procione ti chiama. Vai a vedere cosa vuole, rimani in camera. No, vado a vedere cosa vuole. E il signor Procione ti ha organizzato una festa e benvenuto. Dopo la festa, Procione va in camera, così decidi di perlustrare la casa. Dove vai? Allora, in camera tua, in bagno, camera del Procione, garage o stanza vuota. Regola bonus, non fare troppo rumore quando il signor Procione si trova in camera sua. Allora, non vado nella camera del Procione perché era la regola. Ma vado al bagno. No, il signor Procione ha sentito aprire la porta del bagno e ti ha bruciato nel camino. Vabbè, ma che vuol dire? Cioè, mi ammazza per forza. Secondo me questi vanno giocati una volta sola. Cioè, se li giochi più volte, no. Se ci sono altri giochi su TikTok, fatemelo sapere. Questo è un video estivo che rivedrete negli short. In caso, taggatemi. Un saluto a tutti, amici. Ciao, alla prossima. Ciao, ragazzi. Ciao.